Bene, buongiorno a tutti, grazie mille, sono davvero felice di essere qui. Beh, il tema che abbiamo concordato quando sono stato contattato per partecipare a questo evento è se gli elettori sono razionali, ovvero il ruolo della comunicazione nelle campagne elettorali. Fateci caso, noi viviamo in un'epoca in cui a livello accademico si propaga il mito della razionalità, ovvero si parla di consumatori razionali, di investitori razionali, di cittadini razionali e naturalmente di elettori razionali. Se fosse così sarebbe tutto molto semplice. Per fare una campagna elettorale basterebbe invitare gli elettori a leggere i programmi dei partiti e poi, dopo aver ponderato in maniera oggettiva il valore di ogni campagna elettorale, di ogni proposta elettorale, scegliere. Bene, quando io faccio le conferenze o insegno all'università, chiedo ai presenti, chi di voi ha letto i programmi dei partiti? Non si alza nemmeno una mano. Poi chiedo, voi avete votato scegliendo un partito? E rispondono tutti sì. E chiedo, quanti di voi hanno letto il programma del partito che avete scelto? Se ci sono 100 persone si alzano 5-6 mani al massimo. E poi quando chiedo, ma avete votato con convinzione? La risposta è sì. Allora la domanda è, ma in base a quali criteri la gente vota? E la risposta è più semplice di quanto si possa immaginare. Noi non siamo esseri del tutto razionali. Nei nostri comportamenti ogni giorno, e soprattutto in politica, nelle nostre scelte, nella nostra visione della vita, la parte subliminare, la parte del cuore, la parte della nostra identità, conta molto più della nostra parte razionale. La psicologia, le emozioni, le intuizioni, gli istinti, il bisogno di essere accettato, sono valori fondanti della nostra identità personale. Sono i valori sui quali si basa anche la scelta politica. Potete vederlo a ogni elezione, da quelle del 2013 in Italia, alle ultime elezioni amministrative, al voto del Brexit di 2 giorni fa. La gente sceglie perché vede in un leader, in un programma di un partito, un riconoscimento personale, perché vede in questo leader la simpatia, vede l'empatia, perché lo ritiene vicino a se stesso, perché pensa che quell'uomo interpreti la propria visione della vita, perché quell'uomo sa vedere i problemi che lo toccano da vicino e perché condivide gli stessi valori politici, civili, esistenziali. E quando scatta questo meccanismo di identificazione, quando la gente pensa che chi va al potere è uno dei nostri, questo partito, questo leader politico vince. Il voto è fondamentalmente identitario. E lo è tanto più è vasto il bacino degli elettori. Guardate ad esempio Monti. Quando Monti ha detto a concorso alle elezioni del 2013, pensava di vincere perché ha puntato tutto sulla razionalità, puntava tutto sulla sua immagine austera. Sapete com'è andata a finire? Il straordinario successo di Matteo Salvini, che ha preso un partito che tutti davano per partito, per morto, per spacciato, finito, e oggi è al 15-16% nei sondaggi, si basa fondamentalmente sullo stesso meccanismo, cioè un meccanismo di empatia nei confronti di Matteo Salvini, così come con Berlusconi di qualche anno fa, ovviamente. La gente votava Berlusconi non perché andava a leggere il programma di Forza Italia, perché vedeva in Berlusconi una persona in cui si riconosceva. È la stessa ragione per cui il PD, quando candidava Bersani o quando candida Fassino a Torino, perde, perché la gente non si riconosce in quel partito, qualunque cosa scriva quel partito nel suo programma. È la stessa ragione per cui oggi il Movimento 5 Stelle ha conquistato Roma e Torino, perché la gente vede la Raggi e vede l'Appendino e vede una persona in cui si può avere fiducia e dunque la vota. Se avesse visto Beppe Grillo che urlava vaffanculo dei, queste cose qui, probabilmente non avrebbe votato per i candidati del Movimento 5 Stelle. Sì, ok. Allora, fondamentalmente, oggi io ho seguito da giornalista tante campagne elettorali, francesi, americane, inglesi, eccetera. Ho avuto il privilegio di confrontarmi con il capo della strategia elettorale di Obama in un dibattito pubblico. Alla fine sono 3 gli elementi che consentono a un candidato di vincere in qualunque paese: le emozioni, i valori, l'identità e la personalità del candidato. E voi penserete, ma allora il programma? Beh, il programma certo che conta, ma
ma il programma conta perché diventa la sintesi di quei valori, di quel messaggio che la gente è disposta a percepire, perché c'è un presupposto di fiducia e di empatia nei confronti del candidato. Dunque è la capacità di condensare in pochi slogan, in pochi concetti chiari, idee che sono molto profonde e molto importanti. E naturalmente bisogna saper dosare la campagna elettorale. Allora, lo stratega di Obama con cui mi sono confrontato era il capo della comunicazione Facebook, dei social media di Obama. Voi ricorderete, si è parlato scritto tanto, che Obama ha vinto grazie ai social media. Io gli feci una provocazione, gli dissi, ma se Obama avesse fatto comunicazione solo puntando sui social media, avrebbe vinto o perso? E lui ha disse, avrebbe perso. E la stessa cosa Sarkozy, la stessa cosa Hollande, la stessa cosa qualunque leader politico. La capacità di frammentare il messaggio attraverso i differenti media è fondamentale, ma molto spesso sottostimata. Tutto questo è facile a dirsi e molto più difficile a farsi, ovviamente, ma le difficoltà sono chiare. Saper intercettare, interpretare gli umori del paese è più difficile di quanto possa sembrare. Saper gestire il rapporto con i media è fondamentale. I media tendono a essere conformisti, i media tendono a essere mainstream, i media tendono a riportare la voce e gli interessi dell'establishment. Guardate che cosa scrivevano i giornali italiani, europei, prima del referendum in Grecia di un anno fa. Ah, dicevano che il sì alle riforme di Tsipras sarebbe passato, invece ha vinto in maniera netta in tutte le zone del paese il no. Guardate che tipo di informazione avete ricevuto in questi giorni sul Brexit. Non è un'informazione oggettiva, è l'informazione che è simpatetica ed empatica con l'establishment. Saper creare uno zoccolo duro è fondamentale, ampliare il consenso affinché da questo zoccolo duro si arrivi a conquistare le parti moderate del paese è un requisito indispensabile per vincere le elezioni. Nigel Farage in Gran Bretagna da solo non avrebbe vinto le elezioni, avrebbe ottenuto un risultato straordinario. Il suo messaggio è diventato vincente quando al suo fianco c'era Boris Johnson, il sindaco di Londra, che ha sdoganato certe idee che venivano marchiate come orribili, indicibili, inaccettabili, improponibili. Nigel Farage fino a pochi giorni fa era considerato un estremista impresentabile, oggi gli fanno la corte tutti. Boris Johnson ha avuto il coraggio di prendere certe idee scomodissime, farle proprie e dargli legittimità. Quando poi la regina Elisabetta, un giorno prima delle elezioni, ha detto si può votare, tutto è cambiato naturalmente. Però questo è un discorso fondamentale. E poi bisogna saper dosare la comunicazione affinché quanto si afferma pubblicamente trovi riscontro nella vita di tutti i giorni, nel percepito dei cittadini. È il problema fondamentale che ha Renzi in questo momento. Renzi è un ottimo comunicatore, ha una parlantina fenomenale e infatti ha costruito un successo molto rapido. Però non può continuare a descrivere un mondo e un'Italia e una realtà economica che non corrisponde alla realtà dei fatti. Tu puoi ingannare la gente per un certo periodo, puoi illuderla, puoi mascherare la realtà, puoi costruirle una maschera, ma alla fine la gente esce per le strade, vede la propria realtà, si rende conto di quante tasse deve pagare e alla fine giudica in un paese che è grande ma non enorme come l'Italia, con la propria sensibilità, col proprio giudizio. E quando sente di essere ingannata, la risposta è la repulsione, è la sfiducia, è il sentimento di essere ingannati, lo stesso sentimento che ha guidato i britannici a votare per il Brexit. Allora, e qui concludo, le caratteristiche fondamentali affinché la campagna sia di successo sono saper interpretare aspettative e umori del Paese, saperli tradurre in punti chiave del programma, saper mantenere le proporzioni e il contatto con la realtà. E tutto questo è impossibile se non c'è una comunicazione adeguata, una comunicazione che serve a rendere migliore il Paese, che serve a elevare la coscienza pubblica, che serve a rendere credibili anche scelte scomode, anche scelte scoraggiose.
e non serva invece, come capita sempre spesso, ed è questo uno dei motivi del processo di degenerazione e di sfiducia che c'è nei cittadini nei confronti della democrazia, a ingannare perpetuamente la buona fede e la fiducia dei cittadini. Grazie mille.